cosa ha regalato o regalerà per il Natale 2012? Quest'anno cose molto tranquille, quindi pensieri e... pensieri più che altro, giusto per far vedere che ci siamo, però diciamo un occhio anche alla situazione in generale. Non cianfrusaglie, cose utili magari, che ne so, mangerecce senz'altro. Io i regalini ai nipoti, io ce ne ho 5. I soldini gli do, sempre i soldini, perché si compra quello che vuole, se no non ci indovina. Così, ormai ci si è abituato a prendere sempre i soldini. 5 ce n'ho, 5 buste devo fare. A mia mamma già ho regalato un maglione che a lei piacciono molto, e a mio padre crederò che regalerò qualcosa che ancora non in mente adesso, magari un profumo da maschio, sì. A mio fratello invece un portachiave, un angioletto, qualcosa da... È cambiato qualcosa rispetto ai regali che hai fatto lo scorso anno? Beh sì, no, perché l'anno scorso anno non ho fatto regali, diciamo. I soliti regali, perché molti piangono, dicono qua, però a un certo momento tutti quanti, poi già mia moglie stamattina dice dobbiamo andare a uscire, abbiamo il regalino ai nipoti, ce ne ho 5, perciò bisogna stare un po' attenti, però... Invece cosa vorrebbe trovare sotto l'albero? Niente, io l'ho detto già a mia moglie, dice a me escludere, perché... Cosa vorresti trovare sotto l'albero tu? I giochi. Giochi? Qualsiasi. Non lo so. Un po' di felicità, tranquillità e amore verso le famiglie, pensare a pure le persone che hanno perso il lavoro, che non possono festeggiare il Natale, no? I soldi, sì. Sì. Tu? Io ho il telefono ricevuto. Quindi. Ci regaliamo del tempo da passare tutti insieme. Ho tolto lo stress da regali di Natale, quindi. Bagno schiuma, ciabatte, roba per casa. Avete speso meno o di più dell'anno passato? Beh, sicuramente un po' meno, sì. Sì, si fa sentire la crisi. E invece voi cosa vorreste trovare sotto l'albero? Ma è uguale, anche niente va bene. Sicuramente forse qualcosa di utile che si possa portare, mettere insomma ogni giorno, usare insomma. Quindi sì, l'utilità, sì. Cose utili, calze, pigiami, trucchi, niente di superfluo diciamo. Cosa vorrebbe trovare lei sotto l'albero? Un po' di felicità, più felicità, più tranquillità. Lei? Non ho idee ben precise. Quanto regalo utile, magari ricevere anche un regalo utile. Speriamo, speriamo. Un po' di pace, niente. È un Natale difficile rispetto agli anni. È difficile sicuramente. Sotto l'albero invece cosa vorrebbe trovare? Sotto l'albero, non lo so, un governo diverso da quello che abbiamo. Cosa ha regalato? Io non sono per i regali, non mi piace farli e non mi piace riceverli. Avete fatto tanti regali quest'anno o di meno rispetto all'anno passato? Di meno. Meno regali, sì, beh, vabbè. Cosa avete puntato a regalare? Ma cose non impegnative. Fiori. Cestini composti con panettone, liquori, caramelle, salamini, formaggi per la famiglia. Lei invece cosa vorrebbe trovare sotto l'albero? Io c'ho un grande amore che è lui, lo posso dire ad alta voce, è lui, l'amore. Si deve mettere sotto l'albero allora quest'anno. Sì, sì. Questo ho cancellato. A Natale puoi.